Uno, due, tre. Buongiorno, amici di Chikri, buongiorno a tutti. Buona giornata, però. Se prevede neve, noi a Materia Altamura siamo abituati all'emergenza neve e sappiamo che i nostri amministratori sia di Materia di Altamura sì. si sanno di sbrigare bene, sono attrezzati. <ride> Vabbè, chi, dice, pre, prendiamola a risate che è meglio. Allora, nuova puntata oggi, brevissima, perché dobbiamo andare a mangiare, Nunzio, giusto? Sì, sì. Però Nunzio è un po' che ti vedo sciupato, ma che è successo? Non è questa specie di ginnastica che stai facendo nell'acqua, come si chiama? Sì. Movic, come si chiama? Acqua circa. Acqua circuito, voglio testare a Mac proprio. Sempre eh sì. ah, salutiamo sempre la, la Clara Vicenti, eh, professoressa amico. Clara Vicenti. Io ho una pancia che sembra che c'ho la gravidanza isterica. No? So, mi faccia qualcosa, mi aiuti, eh, professoressa Vicenti. Mi aiuti fammi fare qualche circuito, un corto, un corto, a me ci vuole un cortocircuito ci vuole proprio un cortocircuito che poi spacchi tutte, tutte le valvole PUM! Eh, dimagrisco almeno 20 Kg, no, questo non le mandi fai felice buongiorno, io ti saluto sempre Ghioccio c'è una volta tu per esempio quando, quando fai il canale 2 mi saluti MAI! sei sempre impeccabile non guardi un bacio a nessuno io ti saluto sempre no, a proposito, scusami, allora scusa eh non perché io sono invidioso, per l'amor di Dio. Lavoro sempre con voi. Però, quando fornisci Canale 2C, puoi anche dire a seguire eh. Chicchi. No, non te ne frega nulla. Eh? Artur, cioè vabbè, ma Artur è, è l'editore, ha tutto l'interesse. Perché sì. noi facciamo un po' da train, da traino. Per trainare diciamo le... Vabbè, comunque, comu, io ti saluto lo stesso, uh, Felice, con le mani no, sim sala bim. Allora, nuova puntata qui su Altamura, ehm, dove ci troviamo stamattina. Allora, stamattina ci troviamo qui eh, nei pressi del santuario della Madonna del Buon Cammino. Notiamo con piacere che i bidoni dell'immondizia eh, sono puliti, quindi, diciamo che, oh, speriamo che, quindi come vedi la, le nostre puntate hanno un po' di efficacia, cioè qualcuno eh, diciamo, rispetta l'ambiente e la pulizia, visto che sono i bidoni perché non mm, usarli. Oh, oggi siamo per un altro problema, vi ricordate che abbiamo fatto una puntata un po' di tempo fa qui, come si chiama la strada per andare alla mano del buon cammino? per buon cammino in quadra c'è un rettilineo bello lungo, molto ma molto frequentato dagli atleti dai podisti, quelli che fanno il runner, quelli che fanno diciamo maratona, quelli che fanno trekking, cricking, quelli che vanno con la bici insomma, atleti atleti amatoriali e anche, anche qualche professionista che magari eh, si allena per conto suo e quindi noi avevamo detto questo che questa strada molto ma molto frequentata eh, per fare diciamo, running e compagnia bella, però specialmente nel periodo invernale che alle 4, 4.30 è già buio, qui non, non esiste illuminazione civica, cioè l'illuminazione eh, comunale, eh, i soliti pali tipo questo, non so perché qua ne stanno 3 o 4, però qui siamo oh, già alla fine della strada, diciamo che è inutile, oh, ci volevano gli stessi pali. Per tutta la lunghezza di questa strada, perché eh, eh, qualche ragazza atleta mi ha detto che quando percorreva questa strada nelle ore notturne è stata un po', come dire, anche un po' ehm, stuzzicata. Ecco, usiamo questo termine più gentile: è stata stuzzicata da qualche uomo. Quindi eh, come si, siamo tutte brave persone fino a quando poi qualcuno non come dire, allunga un po' più la gamba e quindi da, 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 dall'essere stuzzicati poi passiamo allo stalking e passiamo anche a qualche violenza verbale quindi con le luci eh, si è più riconoscibili e quindi si può evitare al 100% questo tipo di incontri un po' pericolosi abbiamo fatto una puntata mi sa l'anno scorso ehm, però ad oggi come vedete eh, questa strada è senza, però la cosa è assurda perché qua siamo dentro Altamura cioè io penso che il comune, la regione, non lo so, chi di competenza, doveva pensare a questo. Scusate, questa è una strada ormai dentro Altamura. Magari anni fa eravamo fuori, dentro Altamura. È frequentata da tanti atleti e tante atlete. È fedeli che vengono a devozione. Cioè Qua praticamente faccio, non facciamo altro che fare un favore alle coppiette che la sera, qui ci sono tantissime, si stazionano eh, diciamo ai, ai bordi de, della strada e fanno... Abbiamo consigliato l'amministrazione comunale o chi di competenza o anche la regione a questo punto di, come in tutte le altre strade di Altamura e come già ci sono, non fa vedere di nuovo, quindi forse l'impianto elettrico, la canalizzazione già c'è, di implementare, di ampliare, di completare al 100% l'illuminazione civica per tutto diciamo, il, il percorso, per tutto il viale che porta alla Madonna del Gammino. Ci sono buone notizie, cioè nel senso che faremo un'altra puntata perché dobbiamo intervistare il presidente del Consiglio comunale Gino Loiudici che saluto, che era impegnato e quindi faremo una prossima puntata perché eh, l'associazione eh, Madonna del Buon Cammino nella persona del suo presidente eh, di concerto con ecco, eh, sono le, le due sono don 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 che io so, l'una e mezza. Vabbè. Non c'entra l'una e mezzo, di concerto anche con l'amministrazione comunale di Altamura, hanno come dire, c'è anche diciamo, di concerto anche con l'assessore Falcicchio, che salutiamo, sono arrivati come dire, ad una dirittura quasi d'arrivo per quanto riguarda la realizzazione e la posa in opera di questi pali con la luce civica, però. Ripeto, io adesso vi accenno soltanto perché ho bisogno di parlare con i diretti interessati. Eh, pare, pare, col beneficio del dubbio, che ehm, questo marciapiede non è eh, sufficiente perché, se mettiamo il palo non è sufficiente anche a livello per disabili perché il marciapiede deve essere almeno 90 cm per far passare la carrozzella. Quindi qua se mettiamo il palo e certamente non lo possiamo mettere proprio attaccato al muro perché poi ci vuole il pozzetto della messa a terra, vabbè, una serie di, di, diciamo, di contatti e quindi poi non rientriamo più nei 90 uh, cm di marciapiede. Quindi a questo punto bisognerebbe... Come dire, eh, allargare la platea, allargare questo marciapiede e quindi, eh, così eh, alcuni ci hanno han detto, il, mi sa il presidente dell'associazione dell del buon cammino. Questo terreno eh, dietro questo muro è un terreno privato, quindi bisognerebbe chiedere l'autorizzazione ai privati, eh, mi sa un paio di metri, più o meno un paio di metri, almeno così come era scritto nel, nel documento. L'autorizzazione ai privati, i privati vogliono cedere questo piccolo spazio a fini anche umanitari, a fini ciao, eh, diciamo la devozione della, della Madonna. E quindi se poi eh, magari i proprietari, si rifiutano, poi bisognerebbe aprire un altro contenzioso per l'esproprio, per pubblica utilità e da se ne vuole un altro, so, la burocrazia italiana cioè non è che si fanno le cose ta ta, se facciano le cose ta, passa tempo e poi arriva ta, da che data? Eh, sì. Sì, vabbè, in Cina in dieci anni hanno costruito un ospedale, e eh, va ma noi mica siamo cinesi, gli, it gli italiani siamo, siamo caproni, cialtroni, eh, burocrazie, carte sotto carta, approvazione, agibilità sotto agibilità, imbiando, ehi. I, i, magari fossimo almeno un 10% dei cinesi magari come, come capo però non arriveremo e quindi le cose si sì, dilungerebbero ancora di più per l'esproprio, pubblica utilità una, un, una serie di... andrà a finire che cioè, uh, le luci non si mettono allora una mia proposta, perché giustamente come dire mi, mi permetto di essere oggi di fare un viciamblon e maccherone, se la, la, diciamo, la pratica, no? il contenzioso la, con i privati va via tantissimo tempo, cioè sommessamente. Visto che questa strada è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16 sarà sicuramente più di 20 metri, quindi se può fare una strada a quattro corsie, allora a quel punto non ci vuole niente, allungare di altri, non so, 50 centimetri, 50, 60 centimetri, allungare questo marciapiede già esistente, quindi implementare il marciapiede e mettete questa qualificazione! cioè... Finiamola perché, se dobbiamo fare tutto questo wish and e maccheroni col terreno dei privati, qualcuno si opporrà e questo non vuole cioè, andiamo alle calende greche. A questo punto, lo spazio ce n'è tantissimo poi. Esiste, non c'è bisogno di mettere i pali a tutte e due, le, le, diciamo a destra e a sinistra. Ci sono delle luci adesso che fanno a raggiera, danno un'esposizione, un'illuminazione diffusa a raggiera, quindi mettere questo tipo di luci a LED ed oltre ad illuminare questa parte della, diciamo, della carreggiata, illuminano anche la carreggiata opposta. Il progetto c'è, oh, mi dicono che il progetto c'è, quindi eh, l'assessore falcicchio ha. Ah. Uh, è al corrente di questo progetto ha accolto l'istanza dell'associazione eh, Madonna del Buon Cammino quindi diciamo che già si è arrivati diciamo, ad un accordo hanno fatto John un wish and e Macaron e quindi questo tavolo che hanno raggiunto diciamo, in questo tavolo hanno raggiunto buongiorno una una wish and e Macaron ripeto l'hanno fatto non mi fate ripetere con il Wichemblon e Macaron però Siccome oggi non è stato possibile eh, parlare, interloquire con il, il, il Presidente del Consiglio eh, diciamo, che è al corrente di questo perché è una persona eh, che è, diciamo, attiva, che si impegna per gli interessi della collettività, eh, la prossima puntata, una delle prossime puntate, quindi la rifaremo sempre su questo problema dell'illuminazione. Della, della strada che conduce al San Duolo, del Buon Cammino e vedere un po' che cosa diciamo eh, si è deciso però le cose si facciano subito non, non, non dico che dobbiamo fare l'ospedale in dieci giorni come l'hanno fatta in Cina giustamente non se lo sa però dai, non iniziamo le solite cose che si facciano in Italia che si vuole tanto tempo per aprire i cantieri poi si sospendono la mancanza di fondi quante opere incompiute che ci sono in Italia in Basilicata, in Puglia, ce ne sono decine, milioni di euro di eh, spesi di soldi pubblici eh, lasciati così, senza nessuna utilità. Vabbè, allora annuncio, eh, puntata velocissima, Ah, eh, di questa situazione, nel caso dovessero mettere la, la, la luce pubblica, solo una parte no, dei cittadini rimarrà scontenta, rimarrà insoddisfatta e indovina chi secondo te? I ragazzi. Ma che ragazzi, le macchine, le coppiette che vengono qui, tu magari, fratemi, chi vengono con la macchina, dobbiamo fare, fratemi. Ok, per oggi è tutto, amici di Kikri, ci vediamo domani una nuova puntata su Matera, salve buon!